Ho visto correre il tempo. Quanti anni e mesi e giorni in mezzo a noi uomini, cambiandoci la faccia a poco, e la sua velocità spaventosa presumo sia molto più alta di qualsiasi media totalizzata da qualsiasi corridore, in bicicletta, in auto, in aeroplano, da che mondo è mondo. Non l'ho scelta a caso questa frase tra le tante scritte da Dino Buzzati durante il Giro d'Italia del 49. Buzzati era inviato del Corriere della Sera per raccontare non tanto la consacrazione definitiva di Fausto Coppi quanto i primi segnali della resa di Bartali alla legge del tempo. Bartali era un eroe popolare, un eroe con l'aureola dopo la vittoria nel Tour dell'anno prima, quindi invincibile agli occhi della gente. Il tutto raccontato con quello stile che i critici non hanno mai avuto il coraggio di inquadrare. Scrivevano per lavoro, ma anche per passione, perché attraverso le imprese sportive raccontavano l'esistenza. Erano anime in tensione, giornalisti e scrittori, ribelli e sognatori, bracconieri di storie alla ricerca di gesta eroiche e di momenti unici, irripetibili. Molto più che cronisti, erano instancabili creativi della parola, maestri squisiti di stile e narrazione. Erano i grandi protagonisti della letteratura sportiva. Io sono Adalberto Scemma e questo è Visionari, il podcast che li racconta oltre la macchina da scrivere. Kafkiano, così hanno definito Buzzati, ma era un'offesa per lui che in realtà era ben altro. Lui era al di là della convenzione con cui si giudica uno scrittore. Dino Buzzati era buzzatiano, né più né meno. Poi, se catalogarlo diventava un obbligo, un imperativo categorico, beh, allora Buzzati era anche, ma non soltanto, uno scrittore del realismo fantastico, o meglio ancora del realismo magico. Però attenzione, io vi rileggo l'incipit di quella sua frase. Attenzione all'immagine che ci propone. Ho visto correre il tempo. Buzzati non si accorge del tempo che passa, non lo sente passare, no? Buzzati lo vede correre il tempo. E chi vede in quel modo, come vedeva lui, oltre le cose, oltre i contenuti della coscienza, può farlo in un modo soltanto, usando il terzo occhio, quello dei profeti, degli sciamani, quello dei visionari. Buzzati lo sapeva da sempre. Sapeva di possedere quella dote che si chiama intuito, ma si chiama così solo per convenzione. Il termine è riduttivo. Intuisco, cioè vedo dentro, immagino ciò che accadrà o che potrebbe accadere. E durante il Giro d'Italia, ogni giorno, Buzzati ha visto con il terzo occhio, ancora prima che accadesse, l'episodio chiave, l'episodio che avrebbe infiammato la corsa il giorno dopo. E lo ha raccontato. Lo ha raccontato cominciando dalla prima tappa, anzi dall'antivigilia della prima tappa, la Palermo-Catania. Sentite, è il 17 maggio 1949 e Buzzati parla sul Corriere della Sera di un gregario immaginario, anzi del sogno notturno di un gregario. Domani ci saranno gli ordini spietati di scuderia, ma stanotte non ci sono ordini di scuderia, né disciplina, né sudditanza. E sogna. Sogna ciò che tutti gli uomini, una volta o l'altra, hanno assoluto bisogno di fantasticare, altrimenti la vita è troppo magra. Il suo Giro d'Italia sogna la formidabile rivincita. Fin dalla prima tappa, si capisce, a 106 chilometri da Palermo, là dove la strada comincia a inerpicarsi rudemente verso i 1000 e più metri del Colle del Contrasto, ecco, dalla truppa rombante dei corridori compatta ancora come un branco di bufali, ecco balzare fuori lui, il gregario, l'ignoto. Da solo si lancia su per l'erta come impazzito e gli altri non gli badano neppure. Che idiota, dice qualcuno, tra 5 minuti sarai scoppiato. Ma lui vola,
portato da un impeto soprannaturale, macina tourniquet su tourniquet come se invece di salire precipitasse giù da qualche stelvio. Ecco Catania finalmente, la voce del miracolo è stata ancora più rapida di lui e l'ha preceduto, scatenando un delirio di folla, di bandiere, di applausi, di fiori, di baci, di fanfare. È facile sognare. E anche questo 32esimo giro ha iniziato la sua storia. Quest'anno con partenza meridionale per vivificarne l'interesse. Antipasto delle future arrampicate, un primo traguardo di montagna che si stende sulla strada poco prima dell'arrivo dei concorrenti. Lo vince Fazio. Era il colle del contrasto, ma non si può dire che Fazio abbia superato tutti i contrasti. Il piemontese Carrea gli sta al fianco, guizza con lui sullo stadio di Catania, ma Fazio è aizzato dall'aria di casa e in volada diventa per primo maglia rosa. Sognare non costa nulla, scrive Buzzati, ma pensate a ciò che poi è effettivamente accaduto nella prima tappa, da Palermo-Catania, quando in un gregario di 30 anni, Mario Fazio, catanese, è scattato qualcosa che la sua mente non aveva mai immaginato prima. Non sapeva ancora Mario Fazio che l'immaginazione non è uno stato mentale, è l'esistenza umana stessa. A Catania c'era il traguardo della prima tappa e questo per lui catanese significava qualcosa di speciale. E allora eccolo rischiare, eccolo buttarsi subito allo sbaraglio, quel colpo di magia che non puoi controllare, che ti accompagna per una volta nella vita e che è come una resa incondizionata al canto delle sirene. Mario Fazio scatta fuori dal grosso con altri 7. Ci sono Servidei, Biagioni e Carrea, Bevilacqua e Couture e nel gruppo nemmeno gli badano. Tra questi, Mario Fazio è l'unico carneade, l'ignoto, il mai sentito nominare. E allora ecco Buzzati che torna a raccontare in diretta sul Corriere della Sera del 22 maggio. Ecco l'uomo che si sente chiudere dentro alla sua fatica orrenda come in una prigione. Il mondo non esiste più e a poco ciò che è intorno a Fazio si trasforma in ombre. Vaghe immagini senza contorni che corrono ai lati, ombre i carretti, ombre gli olivi, ombre i carabinieri con i mitra, ombre i seminaristi neri che corrono giù ansando in cerca di Bartali. Ma Bartali non c'è, ci sono loro 8, non basta, si chiede Buzzati. Siamo sotto il colle del contrasto col suo traguardo della montagna. Fazio e Carrea sono rimasti soli, sono come trasfigurati. Laggiù è Catania con le sue lingue di sole sulla lava. Fazio sa cosa sta per accadere, lo sente, è nel vivo della trance. Lui non legge il Corriere, non conosce Buzzati, non sa nulla di percezioni, sa soltanto che a spingerlo c'è questa energia misteriosa. E quando Fazio entra nello stadio, diluvia su di lui l'urlo della folla per salutare la vittoria epica di un gregario, di un signor nessuno, che va a vestire la maglia rosa, calamitando su di sé le ombre delle ombre dei sogni di Buzzati, i sogni di uno scrittore visionario. Siamo alla grande sagra letteraria del Premio Strega, festa annuale per il mondo intellettuale romano. Serata di applausi, di autografi e di nasi lustri. 1.000.000 per coronare un libro di 60 racconti di Dino Buzzati, meno cioè di 20.000 lire a racconto. La lotta è stata serrata. Buzzati, che come Cadorino è anche un notissimo alpinista e rocciatore, ha faticato più che ad aprire una via nuova su una parete dolomitica. Io non so quanto Buzzati, che non amava Kafka, lui era più vicino a Edgar Poe, non so quanto Buzzati trovasse piena rispondenza in William Blake, come lui, scrittore, poeta e anche pittore, come avessero un'unica matrice. L'ho sentito accennare a Blake in una lunga sera di Molveno, Hotel Miralago, era l'estate del 67. Io ero ancora un ragazzo e Buzzati era già un mito. Con noi amici comuni, Willy Molko e Rolly Marchi. La mattina dopo, Buzzati e Marchi avevano in programma un'escursione al Pizzo Gallino. Non si doveva fare tardi, ma il tempo era l'ossessione e l'incanto di Buzzati. Ormai era notte e la notte correva verso l'alba e lui parlava ancora di William Blake e della sua capacità di immaginare, di vedere oltre. Mi affascina la montagna, diceva, perché dietro ogni montagna può esserci l'infinito.
non c'era l'infinito. Dietro le montagne di Gino Bartali, in quel Giro d'Italia del 49, Buzzati aveva visto oltre, giorno dopo giorno, aveva visto l'incalzare del tempo che rende ineluttabile ogni tentativo di opporvisi. Si trattava solo di aspettare. Vorrei sapere come mai Jacques Brel non si è mai fatto vivo con me prima di fare quella canzone Zangra, che ovviamente è tolta allo spunto la storia da un mio libro, cioè Il deserto dei Tartari. Ma la storia è talmente identica che non si può trattare di una coincidenza. Lui non poteva farsi vivo, no? Se mi avesse perlomeno informato o perlomeno mandato un disco per ricordo, no? Bartali, vecchio leone, scrive da Napoli il 26 maggio. A un tratto, tu lo sai, il misterioso genio ti dovrà lasciare. Nel mezzo di una corsa, all'improvviso, ti sentirai stranamente solo, come un re in battaglia che, voltandosi indietro per impartire gli ordini, non scorge più il suo esercito, dissoltosi per incantesimo nel nulla. Quel momento terribile verrà, ma quando? Tu non lo sai, e potrebbe essere oggi. È il Buzzati del deserto dei Tartari, sempre sul crinale dello spazio e del tempo, l'ossessione e l'incanto. Bartali, che sul picco dell'Isoardo è coppie e Achille, destinato a vibrare il colpo mortale in un momento preciso perché così vuole il fato, sull'Isoar Bartali diventa Ettore e cade, come cadono tutte le cose quando lottano tenacemente, inutilmente contro il tempo. L'uomo non è più giovane, scrive Buzzati, né può concepire per un domani anche lontano la rivincita. Lo spazio disponibile è ormai molto poco per lui. Quel che è stato, e il limite ultimo oltre il quale le speranze sono proibite non è una vaga favola al di là dell'orizzonte, ma è vicino, ben visibile, fin troppo convincente. Pensate, scrive, alla potente malinconia di quest'uomo intorno a cui si affollano i fantasmi del passato e che misura la propria attuale sorte. Ma è proprio così. Il 3 giugno, nella notte, dettando da Bolzano, Buzzati vede ancora una volta oltre. Il tema della caduta di Bartali è affascinante, ma non è vero, perché non è un vinto. Non è un vinto della vita il campione di cui si parla, non è un eroe romantico, non è un personaggio patetico tradito dalla legge inesorabile del tempo. Ma ci troviamo di fronte a uno strano essere, duro, testardo, in un certo senso poco umano, scarsamente simile a noi, un essere che non conosce il deprimente influsso delle circostanze avverse. Bartali è una ruvida e spinosa fortezza dentro alla quale non ci sono scoraggiamenti. Un alieno, insomma, Bartali è un alieno. Disceso, chissà, da uno di quei dischi volanti che Buzzati disse di aver visto correre poco prima dell'alba sopra i tetti di Milano, anche se nessuno allora gli ha mai voluto credere. Senti Buzzati, tu che sei stato presentato come uno scrittore, un giornalista, un inviato, anche un drammaturgo, così hai fatto tante cose, ti sei occupato di teatro, di cinema, e come pittore anche, mi dici qual è l'attività che ti attrae di più fra tutte queste che fai? L'attività che in un certo senso mi diverte di più. Che ti diverte di più? Forse perché ho meno mestiere, forse anche quello motivo, è la pittura. Quando dipingo sono capace di andare avanti anche 10-12 ore ininterrottamente, cosa che per esempio quando scrivo non riesco. Sono Adalberto Scemma e questo che avete appena ascoltato è Visionari, il podcast che racconta i grandi maestri della letteratura sportiva. Il testo e le parole sono mie, così come la voce. La registrata Osteria Futurista nei suoi studi. La post-produzione è di Andrea Diani, le ricerche storiche di Roger App. Il progetto editoriale di Diego Alverà, l'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile, la produzione di Storie Avvolgibili. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito www.storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto.
storia volgibile e orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify, lascia una recensione su Apple Podcasts, ma soprattutto parlane con gli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità. Alla prossima puntata.